avete crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins. Link e codice coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovispo dello staff di NMF e benvenuti nella Play Review di S-Wine nella versione compleanno Foot con 81 di rating. Prima di iniziare questa review vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, arriviamo almeno a 70 like o mi piace per questa carta e per questa review, e vi invito a commentare qui sotto quanti giocatori che vorreste vedere le nostre prossime player review. Secondo me il primo pro di questa carta è la velocità, 92, 90 accelerazione, 92 velocità scatto. Sulla velocità non c'è nulla da dire, è velocissimo. Altri pro: finalizzazione, posizionamento e potenza a tiro. Questi valori fanno parte del tiro 80, 77 posizionamento, 77 finalizzazione, 95 potenza a tiro, 76 long shot, 75 tiravolo, rigori 66, work rate medio, medio piede preferito il destro e thrust le piede debole. Le 3 stelle non sono né un pro né un contro. Comunque di mancino fa i gol, fa qualche passaggio, quindi non è male suo sinistro. La sua posizione in campo secondo me è molto molto buona. La sua finalizzazione gli avrei dato almeno un 88, perché ragazzi in area difficilmente sbaglia. Naturalmente un tiro, due tiri su 5-6 li può anche sbagliare, ci sta, è normale. Ma la sua potenza tiro è mostruosa, tira delle sassate incredibili. E dalla distanza però non ha un tiro molto efficace. Come altro pro la forza fisica, fa parte del fisico 80, 73 resistenza, 82 forza, 82 aggressività. Devo dire con difensori centrali molto molto forti fisicamente ha qualche difficoltà, però con un Koscielny, un altro giocatore non molto forte fisicamente, devo dire se la cava abbastanza bene. E come altro pro il colpo di testa 84 generale. Con lui ho realizzato 3-4 gol di testa, perché secondo me ha anche un'ottima elevazione e il suo colpo di testa è abbastanza preciso. Passaggi in generale 72, ragazzi, sono abbastanza deludenti. Come piccolo contro, equilibrio, fa parte del dribbling 81, 74 agilità, 71 equilibrio, 82 riflessi, 83 controllo palla, 82 dribbling, 3 stelle skill. Le 3 stelle skill, secondo me, tutto sommato, ci stanno, perché non è un ottimo dribblatore, non è agilissimo, un po' macchinosetto. L'equilibrio è un piccolo contro, il controllo palla è, secondo me, accettabile. Come alternativa vi direi Vardy tra le leggende UEA, nella nazione Werner, nella Lega Aubameyang dello stesso livello e Menike. La versione base un 74 di rating, carta che non ho provato. Lo stile intesa è il cecchino, più 3 tiro e dribbling. Secondo me il tiro per aumentargli il long shot, il dribbling per aumentargli l'equilibrio. Questa carta costa all'incirca 43.000 crediti e 74 3.700 crediti ed è una carta argento, come avrete ben capito. Prezzi per PS4 ed è secondo me un prezzo abbastanza giusto per quello che vale ed è, come avrete capito, una carta che vi consiglio di provare. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 9-. Rispetto a Eto'o mi è piaciuto un po' di meno, anche se mi ha segnato di più, ma mi ha segnato di più perché era Eto'o a fornire gli assist e non viceversa, anche se lui e S-Wine qualche assist l'ha fatto, però Eto'o ne ha fatti di più, quindi diciamo era più lui e S-Wine che segnava perché si proponeva di più, perché riceveva più passaggi rispetto ad Eto'o. Comunque insieme a Eto'o formano davvero una coppia d'attacco molto molto devastante. Dunque vi chiedo di lasciare un bel mi piace a questo video, quel Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!